Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Buonasera a tutti voi. Inchieste, scandali e dossier, come provano a distruggere l'immagine, appunto, il suo ultimo libro. Se mi fate rientrare il tavolo, saluto Antonio Padellaro, fondatore del Fatto Quotidiano, e sua firma. Allora, io comincerei, insomma, non possiamo non cominciare, senatore Renzi, dalla guerra, no? C'è una novità nella percezione, cioè improvvisamente siamo passati, no, dalla possibile sconfitta alla inarrestabile avanzata russa nel Donbass. Abbiamo sbagliato qualche calcolo? E soprattutto il fatto che oggi gli americani, loro, decidano di mandare dei missili più potenti a più lunga gittata, significa che il pallino è ancora in mano all'America e noi siamo lì che non sappiamo bene che cosa fare, noi europei? È un'analisi interessante. Io credo che nessuno vincerà questa guerra e rischiamo seriamente di perderla tutti. Trovo esagerate le letture di chi una settimana fa dava per certa la resistenza vittoriosa degli ucraini, addirittura respingendo e buttando fuori i russi anche dai territori occupati, così come trovo esagerata oggi la lettura di chi dice la Russia ha già vinto. Sono due letture ugualmente sbagliate. Io ho trovato molto interessante ciò che avete detto prima con il direttore Calabresi, perché secondo me quando oggi, o ieri non mi ricordo, l'amministratore delegato di JP Morgan, Jamie Dimon, dice è in arrivo un uragano, cioè non dice la situazione sta peggiorando, dice è in arrivo un uragano anche negli Stati Uniti, significa che nei prossimi 6-8 mesi questa vicenda, che non si esaurisce nella guerra ma che riguarda tanti altri fattori macroeconomici, provocherà un grande problema anche negli Stati Uniti. Quindi secondo me ogni lettura su questo è una lettura abbastanza superficiale fino ad oggi. Poi naturalmente nel merito io sono per dire che quello che ha fatto Putin è uno scandalo assoluto e che quindi difendere l'Ucraina attraverso le sanzioni e aiutando l'Ucraina è un nostro dovere morale, etico e politico. Ma parlando da commentatore, come lei mi ha chiesto, dico che secondo me questa guerra non la vince nessuno e la stanno perdendo tutti, Europa ovviamente inclusa.